Castello Muscettola, Leporano, restate a Leporano, estate leporanese 2017, questa sera la presentazione, la trattazione di un libro di attualità, parliamo di benessere, bellezza da bere, un incontro con Vira Carbone, la nota giornalista RAI. Siamo con il vice sindaco di Leporano, la dottoressa Yolanda Lotta. Un modo di essere attuali, come dire, di essere sul pezzo, perché è estate, si parla di benessere e una presenza appropriata. Sì, proprio oggi sabato stavo vedendo in TV l'ultima trasmissione di Vira Carbone, perché ha dato, diciamo, il saluto al proprio pubblico per la stagione estiva, in modo che ha dato, diciamo, l'avvio poi in modo che ci si dovesse vedere a settembre. Lei l'abbiamo qui. L'abbiamo qui. Ad oggi ce l'abbiamo qui perché lei sta arrivando da Palinuro, adesso è partita già 2 ore fa, l'avremo qui e è un vero piacere per noi, perché questo libro parla di benessere e di star bene con se stessi, perché tutto dipende dal benessere. Uno, cioè, se si sta bene fisicamente, anche la mente, diciamo, trae benefici. Noi l'aspettiamo qui stasera, la gente è tanta, ci sarà anche la presenza di Greco, del violinista Greco, che ci accompagnerà, e poi ci sarà anche una degustazione di prodotti naturali. Lo abbiamo già detto col sindaco, un importantissimo appuntamento sabato prossimo, sabato 15, con la presenza qui a Leporano del già presidente della Camera, l'onorevole Luciano Violante. Sì, ci sarà Luciano Violante, quest'anno abbiamo proprio voluto considerare all'interno del cartellone delle restate Leporano degli appuntamenti di un grosso spessore culturale. Abbiamo anche il giornalista Caprarica, che verrà il 23 agosto, e sarà un cartellone veramente ricco di eventi.